Benvenuti a Fashion Marche. In questa puntata le nostre telecamere sono ad Ancona per La Moda Accende le Marche, evento fortemente voluto dalla Confesercenti e dalla provincia di Ancona, che punta a mettere in risalto la produzione di alcune tra le eccellenze del nostro territorio. Partiamo subito ovviamente con coloro che hanno voluto questa manifestazione insieme appunto con Confesercenti, ovvero la Poliarte. Poliarte che è l'Accademia della Moda, da cui vengono fuori le nuove linfe della moda italiana. E allora diciamo subito che con le collezioni per abiti da sera è dedicata e si ispira alla moda italiana, guardando i grandi sarti che hanno dato vita al Made in Italy, l'Accademia di Moda. Poliarte! Guarda che luna! Senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire. Perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Ho il piacere ora di far salire sul palco, di invitare su questa passerella il primo cittadino di Ancona e chiamo subito il sindaco Fiorello Gramillano sul palcoscenico. Grazie. Buonasera a lei, buonasera a tutti, benvenuti. Bene, insomma, una manifestazione che avete creduto, avete voluto, sostenuto, mi sembra una manifestazione importante, per una regione importante. Sì, è una manifestazione che ormai dura da anni e che ogni anno riceve il consenso della città. Dobbiamo evidentemente ringraziare Confesercenti che ogni anno si impegna. In questo anno in particolare Poliarte con Week Design ha dato un'impronta particolare. Fra l'altro Ancona, insomma, ho potuto girarlo, è una città molto bella, una città d'arte, una città di cultura, una città anche di simbolo di libertà e di indipendenza, così è un po' nel suo DNA. Sì, simbolo di libertà, di indipendenza, con radici che partono da molto lontano. Sono radici che evidentemente sono il DNA di questa città, che però è una città anche aperta, solidale e pronta ad accogliere. Quindi credo che ha delle caratteristiche positive che dobbiamo riconoscere a tutti i nostri concittadini. Bene, grazie sindaco, molto gentile. E noi voltiamo pagina, ovviamente andiamo subito a presentare una delle maestranze eccellenti del saper fare italiano, saper fare bene, saper lavorare. E ogni volta che in Italia, nel mondo un italiano si muove, gli altri ce lo riconoscono. Questo è italiano e lo dobbiamo anche ai bravissimi parrucchieri, coloro che così ci raccontano la parte più importante del nostro corpo, il volto, il viso, quindi ci tolgono i difetti, ci evidenziano i punti forti e questo devo dire grazie anche alla bravura di assolutamente di queste maestranze che sono così sempre a contatto quotidiano con noi donne e anche soprattutto in questi ultimi anni anche con molti uomini. E allora vediamo la capacità bellissima di mettere in piede questo grande spettacolo con DM Parrucchieri. Vitelli Angelini Stracca, ma ci daranno un assaggio di questo savoir-faire italiano nella moda. Si ispirano al cinema perché insomma cinema e moda, ciak si gira, è un binomio straordinario. Adesso noi vediamo loro in azione come se la cavano per l'Istituto Vanvitelli Angelini Stracca. A voi. We'll be right back.
La prossima sfilata è dedicata a quel momento della giornata che va dalla mattina, spiaggia, palestra, sole, fino ad arrivare alla discoteca. Quindi ce n'è per tutti i gusti, però per sentirsi libere, belle, sempre a posto, ci sono dei particolari marchi. Proprio questa realtà di King è una realtà giovanile, dinamica e attenta all'evolversi del mercato in ogni sua sfaccettatura. Sul palcoscenico, su questa passerella meravigliosa, King Sport. Invitare coloro che hanno collaborato a questa manifestazione, avrei piacere, anche organizzato ovviamente, di avere sul palco di fianco a me una donna, la dottoressa Ilva Sartini. Dottoressa Ilva, nome originale, questa voglia sempre di stupire anche con, insomma, con queste manifestazioni che al di là della moda fanno bene al, no, fanno bene a tutto il territorio e a tutto il mondo del lavoro. Sì, fanno bene all'economia, perché noi abbiamo bellissime imprese, le Marche sono piene di eccellenze anche in questo momento difficile, quindi le vogliamo mettere in mostra, vogliamo dare loro ancora più contatti con la nostra rete commerciale, che è preziosa perché i nostri piccoli imprenditori riescono a valorizzare così bene il nostro prodotto, e quel prodotto valorizza le Marche, che sono bellissime e che, nonostante siano così riservate, possono accogliere molto bene anche tanti turisti. Andiamo subito nel mare, nel blu dipinto di blu di questo mare meraviglioso che io ho potuto amare oggi. E come amarlo ancora di più? Con un bikini da urlo, insomma, ognuno di noi vuole avere un look perfetto, impeccabile anche durante il momento del beach. È il più grande negozio specializzato di beachwear che vi possiate mai immaginare, 360 gradi di un viaggio dentro il gusto della moda, signore e signori, la casa del costume. Lanciarvi con un mondo molto magico, simpatico, divertente della moda, un aspetto molto goliardico ma anche chic ed elegante. Sapete che nella tendenza di quest'estate ci sono i colori forti, colori decisi, uno tra tutti il flu, il colore flu, quindi il giallo, il rosa shocking, tutti questi colori flu. Ecco, li vedete su questa passerella, ma insieme a tantissime idee, perché è arrivato il momento del mondo di Paprika. Ed è ancora estate, grande grande estate, con i costumi di un'azienda leader nel settore, stiamo parlando di Parà. We'll be right back.
adesso cederei la passerella, il testimone a una sfilata, una collezione che ci fa vedere il futuro, ovvero tutto quello che indosseremo e indosserete il prossimo autunno-inverno con la nuova collezione di Fraber. Fra pochissimo una sposa e uno sposo meraviglioso, ma adesso linea la passerella più hot, perché abbiamo sulla pedana la linea RC Private Collection. Private sta per privatissima, e soprattutto di un'azienda che ovviamente produce anche delle collezioni mare, ma per questa speciale serata ha voluto far sfilare la lingerie con la serie RC Hypnotic Passion e Pleasure e Shiraz, un ricamo su disegno esclusivo che evolve sempre di più. Il brand R Crescentini Private Collection by Cotton Club. Degli sposi, atelier e sartoria. Dalle più antiche tradizioni sartoriali, il centro degli sposi propone le sue collezioni di abiti da sposa e da sposo, vestendo uno dei giorni più importanti della vita. Per lui, sartoria Danilo Brugnini, e poi per lei, Patti Couture, il settore dell'alta moda che potete ammirare e provare. I capi di una collezione ricca di modelli esclusivi, con ovviamente i materiali che sono pizzo, taftà, organza, insomma li conoscete tutti. Il centro degli sposi, signori e signori, su questa pedana per voi, con l'atelier! Congedo da voi, vi voglio bene, rimanete sempre sintonizzati sulla bellezza del mondo. Grazie a tutti da Giosquillo, al prossima edizione, ciao ciao! Dalla splendida città di Ancona, nella suggestiva cornice del Passetto, abbiamo visto immagini di eleganza e di innovazione che caratterizzano la moda dell'eccellenza del nostro territorio.